un po' carica. Oggi è lunedì 12 settembre. Riprendo veramente a pieno regime. Ebbene sì, tra l'altro oggi faccio tutto il giorno per essere a Milano. Aiuto, ma sta cadendo tutto quello che ho. Fanciulli, io ritorno al lavoro e niente. Madonna, sono un po' esaurita, ma ce la posso fare. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono veramente esaurita stamattina. Sono tornata dai miei per pranzo e poi vado a lavoro. Oggi è martedì 13 e tornando a casa, cosa per pomeriggio anche, e sono già, come si dice? Cioè, sono già sclerata. Volevo farvi vedere una roba prima di andare via. Pacco di Zalando. Mi sono presa praticamente, finalmente anch'io, una felpa della Timberland. Non so, ve la faccio vedere. Secondo me è bellissima. Allora, la misura è una S di questo colore, che ovviamente è in palette con me. Mi piace tantissimo. Dovrebbe essere da uomo, perché se non mi sbaglio Timberland poi da uomo veste unisex. Comunque mi piace troppo. E Marco ne ha una simile, color blu scuro se non mi sbaglio, e alla fine ho detto, l'ho trovata a pochissimo, se non mi sbaglio l'ho pagata 25, non ricordo più. Comunque sono felpe che costano abbastanza, l'ho trovata scontata appunto su Zalando Privé e ho deciso di prenderla. Ma che carina, troppo bella. Ma scusa, me la potresti mollare la mano? Mai. Lo lasciamo? No! No, basta che me lo dici. Come va la sut? Ma chiaro che mi stanno usando. Buongiorno. Allora oggi è giovedì 15 settembre. Mamma mia. Io sono andata a Milano, che mia mamma ha sempre gli esami del sangue. E per la terapia pre-chemio e niente. Fanciulli, buongiorno. Allora, io non so neanche come, dove appoggiarvi, aspettate un attimo, facciamo così, vediamo se riusciamo a creare con il medicinale di mia mamma una sorta di cavalletto. Aspettate, niente, siamo stati stamattina in ospedale. Oggi è giorno è giovedì 15. Sapete che lei di solito fa appunto i 3 cicli di chemio una volta a settimana, poi pausa di una settimana e poi ricomincia. Per 12 volte deve fare questa cosa. E quindi, insomma, siamo, manca ancora ottobre-novembre di chemio, quindi siamo ancora siamo diciamo in dirittura di arrivo. E devo dire che questa chemio lei la tollera molto, ma molto, molto meglio. Quindi stamattina di solito questa è sempre la routine, esami del sangue, terapia pre-chemio, e poi il giorno dopo, se gli esami vanno tutti bene, fa solo la chemio. Poi di solito se gli esami sono un po' alterati, le fanno ripetere il giorno della chemio, di solito l'emocromo. E nulla, poi siamo dovuti andare in ambasciata filippina, perché praticamente col fatto che mia madre paga l'assicurazione nelle Filippine, può anche richiedere l'invalidità lì. E purtroppo l'abbiamo scoperto abbastanza tardi, perché lei comunque ha scoperto la malattia ad aprile e onestamente non lo sapevamo, e alla fine lei ogni anno paga le tasse e quindi alla fine mi sono fatta aiutare lì. Tra l'altro vi giuro, cioè a momenti mi usciva sangue dal naso, perché comunque un conto è fare le pratiche qua in Italia, chiedere, cioè comunque con la mia lingua madre in italiano. È vero, me la cavo abbastanza bene, non posso dire nulla assolutamente anche col Tagalog, ma comunque anche solo capire determinati numeri, valori che dovete mettere, cioè è difficilissimo. Ho provato ieri al computer a casa a farlo online da sola, non sono riuscita. Alla fine oggi mi hanno aiutato per fortuna e ho finito la fase 1, però devo fare la fase 2, quindi tra oggi e domani cerco di finire. Comunque sia,
ho ricevuto un pacchetto da Dr. Jart. Sapete che ogni tanto ricevo i pacchettini da loro tramite l'agenzia con cui collaboro, e volevo aprirlo con voi, insomma, questo pacchetto. Un attimino, questo tempo per zan aprirlo. Tanto vabbè, ma carinissimo questa... cos'è? Un fularino. Vabbè, mi hanno messo tutto dentro questo pacchettino qui. Le cose che mi hanno inviato sono da Dr. Jart, e sapete benissimo quanto io adori questo marchio e quanto io comunque utilizzi sempre tutti i loro prodotti durante l'anno. Wow! Allora, niente. Vi faccio vedere sempre questa crema qui, che in realtà mi mandano ogni anno e cioè in realtà anche più volte l'anno, e sono super contenta perché così io faccio rifornimento. Questa è la Tiger Grass Color Correcting Treatment ed è una crema che io utilizzo veramente dalla prima volta che me l'hanno inviata. L'ho sempre utilizzata, la porto sempre in viaggio a tutte le varie confezioni, anche tipo mini, travel size, cioè dalla grande che è questa alla media, alla più piccola. E questa è una crema che io di base utilizzo come fondotinta, mi piace tantissimo. Volendo potete anche usarla come una sorta tra virgolette di primer, e mi piace proprio perché uniforma proprio l'incarnato. Anch'io che sono scura, non importa, cioè nel senso, all'inizio voi la applicate, la potete anche, come si dice, scaldare un attimino sulle dita e poi applicate, e però poi va ad assumere proprio il colore della vostra pelle. All'inizio sembra che faccia questa patina bianca, ma in realtà nel momento in cui proprio poi dopo si adatta non si vede proprio la differenza. Questo qua è il siero. Ah, questo qui l'avevo finito. Questo siero qua in realtà io lo conosco molto molto bene, e anche questo, vabbè, il parte il pack che mi piace un sacco. Aspettate che non mi ricordo neanche più come si fa. Allora, forse... ah sì, si fa così. Esatto. Zac. E poi si richiude. Vabbè, comunque, questo è un siero che anche questo utilizzavo da tantissimo tempo. In realtà era da tanto che non lo ricevevo, questo. Invece la crema l'avevo già ricevuta anche un po' di tempo fa, se non mi sbaglio. E comunque questo siero l'ho provato, finito 1200 volte. Super approvato. Questo è un prodotto nuovo che però non conosco. Qua c'è scritto Cica Pear Spray lenitivo alla centella asiatica, sollievo per la pelle sensibile. Figata questa! Questa veramente è nuova, questa in realtà non la conoscevo, ed è una sorta appunto di spray, sempre a base di centella asiatica. Aiuto, vabbè, è volato tutto, ho volato anche l'istruzione, in formato viaggio, perché dovrebbero essere 30 ml, c'è scritto da qualche parte, giuro che c'è scritto, l'avevo visto. Dove, ecco, no, 50 ml, ma comunque si può portare anche, eccolo qua, 50 ml, e si può portare anche appunto in viaggio, ed è uno spray che voi vi potete applicare sul viso anche durante la giornata, ideale per le pelli sensibili, per vari arrossamenti, e anche se volete rinfrescarvi il viso. Sapete che tutta questa linea della Cica Pear alla Tiger Grass, cioè è tra tutte le linee che ci sono della Dr. Jart, è quella che mi piace di più. Questo prodotto non lo conoscevo, quindi ve lo farò, vi farò sapere. Non ha odore, cioè ha un odore, sì, si sente l'odore, ma è super delicato. Wow, oh mio Dio. No, infatti, poi dopo svanisce. Poi, qui c'è... qua c'è il detergente, la mousse detergente, appunto, sempre la centella asiatica. In realtà questa io già la utilizzo perché tipo ce l'ho qua dai miei. Ultimamente dormo spesso qua a Milano, e in realtà sono molto spesso qua a Milano, e ho una confezione sia a casa mia e anche qua. E questa appunto, cioè con questa veramente mi trovo molto molto bene. Lava proprio bene il viso, ma è il mio preferito in assoluto. Cioè mi spiace, ma questo qui proprio... è il the best proprio in assoluto, anzi
non ve l'ho fatto vedere perché lo do per scontato dato che ne parlo sempre, però è questa confezione qua, un po' più. Io ce l'ho anche grande in realtà, questa qui anche, questa potrebbe essere da viaggio, ce l'ho sia grande che così piccolina e ce l'ho addirittura ancora più piccola che è quella proprio da mini travel size. Questa invece è la loro crema, io con questa crema qua, sia questa linea che l'altra, questa è la crema riparatrice insomma che io in realtà di solito utilizzo sia sulle mani che su tutto il corpo. Ce ne ho ancora un pochettino di là ma in realtà stava finendo, quindi grazie per il rifornimento. E anche questa è super idratante, se, soprattutto per le pelli sensibili, se soprattutto io per esempio ho una pelle che quest'anno poi è proprio cambiata la mia pelle, sia d'inverno che d'estate ho utilizzato creme comunque molto ma molto idratanti perché avevo veramente la pelle super secca. Quando arriva questa sorta di mezza stagione tra settembre, ottobre e novembre, la mia pelle diventa veramente ancora più uno schifo. Ovviamente davvero stavo utilizzando praticamente i loro prodotti ormai perennemente, quindi questa l'ho provata e riprovata 200 volte, anche questa super super consigliata. Maschera, io questa l'ho provata forse anche più di una volta in realtà, la loro maschera appunto sempre della loro linea. E poi, oddio che carino ragazzi, mi hanno regalato anche la pochettina, questa la metterò nello zaino perché io tante volte metto le mie robe tutte volanti nello zaino e questa è un'altra pochettina secondo me super carina per poter mettere le cose dentro. Però volevo vedere, ah il foulard, wow guardate, oh carino questo. Comunque veramente gentilissimi, ringrazio tantissimo l'IC Communication e Dr. Jart per appunto avermi inviato gentilmente e omaggiato di questi prodotti della linea Cicaper. Adesso andiamo a fare la prestoterapia, poi dopo andrò in palestra, poi devo andare in banca, devo fare un po' di commissioni, finire alcune cose con mia mamma. Comunque anche oggi a Milano perché poi anche domani sono a Milano perché lavoro e niente. Ho finito le sedute di prestoterapia e ho preso questo volantino del Bioslimming che mi interessa. È comunque incredibile come la combo prestoterapia, bendaggi e palestra funzioni. E la cosa più assurda è che pure la mia estetista ha detto che sono dimagrita, cioè nel senso che in realtà era una roba che loro avevano notato da quando ero tornata, insomma, da settembre praticamente. Ebbene sì, ero ingrassata veramente. Ciulli, buongiorno. Allora, niente, io giacca di pelle, che adesso in realtà il motorino fa un po' freschino, ho il paratina per quello da sto robo, e niente, ho accompagnato mia mamma. Stamattina c'era un delirio perché c'è lo sciopero, vabbè, dopo la vado a riprendere, mi ha detto che ha fatto appunto il prelievo, aspetta un attimino e poi vedono se farle la terapia o meno, ma io penso di sì, insomma. È stato veramente, veramente un delirio, ma assurda sta cosa, perché essendoci sciopero... C'era per strada veramente il patatrack, vi giuro, il patatrack. E non so come mai abbiamo avuto la genialata di andare un pezzo in metro, un pezzo in scooter. E secondo me facevamo prima ad andare tutto in scooter, perché così almeno io non avevo il problema della metro che dovevo ritornare. Però vabbè, è andata così. Cioè, mi sono allenata, infatti tra l'altro sono arrivata pure abbastanza in ritardo in palestra. E niente, insomma, la chiamata di mia mamma è andata tutto bene, solo che oggi c'era lo sciopero, siamo tornate tardissimo, vi giuro, tardissimo, c'era un traffico, cioè io ci ho messo un'ora in motorino, cioè io mi chiedo in macchina quanto ci avrei messo obiettivamente, vabbè.
Buongiorno. Allora, niente, io con la mia bella valigia sto andando a Milano. Scusatemi se forse non si sentirà niente, però insomma sono già stanca, cioè veramente sono già stanca. Devo andare a recuperare la macchina lontano stamattina e niente, alla fine ho deciso di portarmi appunto il trolley perché veramente sono più comoda anche per fare avanti e indietro. La mia vita è in una valigia, molto bene. Buon dia. Buongiorno, buon sabato. Allora, tampone di controllo dovrebbe essere tecnicamente negativo. Sapete che io ormai me li faccio ogni tot, sempre per la situazione di mia mamma. Buongiorno, allora, io niente, so che in questo vlog non so che cosa sarà venuto di questa settimana perché so di aver vloggato pochissimo. Oggi è sabato 24 e è... come si dice, è sabato e devo andare a lavorare, insomma. Adesso sono qua dai miei perché devo sistemare alcune cose, mi stavo levando i peletti pure, però io fra un po' me ne devo andare. E nulla, volevo fare un recap solamente di questo weekend. Vi trovo un posto dove appoggiarvi per poter parlare un attimo tranquilli. Niente, purtroppo scusatemi ma la luce è quella che è perché il tempo fa veramente schifo, ma veramente veramente tanto schifo. E niente, vi volevo aggiornare un pochettino su questa settimana, su come mi sono organizzata, lavoro, cosa ho fatto in generale, perché purtroppo non ho veramente avuto il tempo e mi spiace di farlo parlato, di non mostrarvi niente eccetera, però ci tenevo a dirvi insomma un paio di cose. Vabbè, lunedì e martedì sono andata a lavoro, mercoledì dovevo lavorare ma poi non ho più lavorato, giovedì e venerdì poi la mattina ho lavorato, ok? Invece lunedì e martedì ho fatto mattina pomeriggio. Per quanto riguarda l'allenamento, ho visto che avete apprezzato tantissimo l'ultimo vlog, io sto continuando con la corda, faccio pesi, circuiti in palestra finché riesco e insomma lavorando a Milano ho la palestra a Milano ed è la mia vecchia palestra da dove vado dal 2013, quindi cioè, per me è un luogo familiare, insomma vado là, mi metto tranquilla, ho tante volte ho la saletta per me e quindi sono andata. Lunedì no, perché avevo poco spazio tra le pause, tra mattina e pomeriggio, però sono andata martedì. Mercoledì no, perché non mi ricordo perché non sono andata, però sono andata giovedì. E ieri che era venerdì. Quindi sono andata 4 volte in totale. Diciamo che riesco a mantenere una media di 4-5 volte a settimana di allenamento. 5 su 7, 4-5 su 7, che secondo me è anche abbastanza buono, insomma. E sono migliorata tantissimo con la corda, quindi insomma, presto voglio farvi un video proprio dedicato alla corda, perché penso che mi abbia proprio
rianimata sotto il punto di vista proprio dell'allenamento, del workout. Infatti sto cercando di contagiare chiunque, perché secondo me è una valida alternativa per allenarsi per chi ha poco tempo e per chi vuole perdere soprattutto peso, magari sin da subito, molto velocemente, tra virgolette molto velocemente, perché la corda è dura da fare, non è così semplice, non è così immediata. Tante volte uno dice, vabbè, dopo un mese io ancora non lo so saltare, ma anch'io stessa dopo un mese che la faccio, un mese e mezzo, comunque non mi sento del tutto di dirvi, ah wow, sono una pro. Però sicuramente rispetto ai salti che facevo il 15 di agosto quando avevo iniziato ad oggi, sicuramente sono migliorata tantissimo. Altra cosa che vi volevo dire è che io non mi ricordo se nei miei vari vlog precedenti, che non vi ho ancora montato, quindi cercherò di fare un recap di tutto insieme. Allora, vabbè, per me settembre è l'inizio dell'anno, quindi ho fatto un po' di quelle cose che almeno una volta all'anno bisogna fare, ovvero esami del sangue, ho fatto la visita oculistica, ho scoperto di essere, cioè di essere ancora, di avere, cioè di non essere peggiorata e che quindi sono una delle candidate, cioè potrei effettuare la chirurgia refrattiva, ecco. Vedrò quando avrò soldi, perché ovviamente è un intervento che si fa con laser a pagamento, però ho già avuto un nominativo, insomma, in ospedale qui a Milano, e vedremo, insomma. Poi ho scoperto tramite il breath test al lattosio, che è un test appunto per vedere se si è intolleranti o meno al lattosio, che di solito noi effettuiamo nel poliambulatorio dove lavoro. Per una volta ho detto faccio io la paziente, lo faccio, perché era da tempo che non stavo per niente bene, come vi avevo già anticipato, insomma avevo già raccontato nei miei precedenti video, ma anche in generale su Instagram, se mi seguite, io comunque nell'ultimo periodo ho preso anche peso, ero gonfia, non stavo bene di stomaco, di pancia, di intestino, cioè veramente è stato un periodo molto brutto, quindi probabilmente lo associo anche a quello, però non lo so. Fatto sta che ho detto, ma sai cosa, per levarmi ogni dubbio faccio questo breath test al lattosio. Faccio il breath test ed effettivamente risulto positiva. È successo poi questa settimana, quindi la settimana scorsa ho scoperto appunto di essere positiva al breath test al lattosio, quindi ho voluto prenotare una visita dal nutrizionista. Uno, per farmi dare, diciamo, uno schema alimentare, mamma, uno per farmi dare uno schema alimentare decente, personalizzato su me, cioè su me stessa, insomma, e poi soprattutto per chiedergli più che altro, adesso con questa intolleranza al lattosio, cosa fare, cosa non fare, che alimenti assumere, perché io per esempio sono sempre stata una mangiatrice di formaggi, la mozzarella, come si chiama, la ricotta, che mi piace tantissimo, però ho anche mangiato, cioè ogni tanto provavo a mangiare robe senza lattosio in passato, nell'ultimo periodo no, ho sempre abusato veramente di tutto e di più. Infatti gli ho detto che la mia alimentazione è stata una cosa, cioè quest'anno proprio vergognosa, perché ordinare 4 volte su Just Eat alla settimana secondo me è allucinante, cioè non esiste né in cielo né in terra. Diventa quasi un'ora a parlargli, poverino, e poi mi ha anche chiesto se avessi preso peso nell'ultimo, gli ho detto sì, nell'ultimo anno sì, perché io l'anno scorso a marzo del 2021, uscita dall'ospedale, io pesavo 43 kg ed ero letteralmente sottopeso. Cambiando lavoro ho recuperato il mio peso, quindi ho sempre pesato tipo sui 48-49, e ad oggi, fino ad oggi, perché io a giugno pesavo penso sui 52-53-54 kg, una cosa del genere, quindi nell'arco di un anno sì, ho preso un sacco di peso, però non mi allenavo, cioè io ho iniziato ad allenarmi appunto quest'estate assiduamente, nel senso che sì, magari in passato mi allenavo, ma ero, cioè in passato, sempre nell'arco di quest'anno, precedentemente mi allenavo, però non ero costante. Invece in quest'ultimo periodo sono veramente, veramente costante ed effettivamente penso di essere scesa, perché se prima non mi stavano i pantaloni, adesso mi stanno, cioè la prova del 9 non è neanche più la bilancia per me sono i pantaloni, perché vi giuro, quando poi quest'estate ho fatto decluttering eccetera e non mi stava niente, stavo andando veramente in una crisi nervosa, cioè lì sul momento ho detto no, ma io non ci posso credere, cioè non può essere, non posso essere io. E
Invece in realtà ad oggi posso dirvi che praticamente i miei jeans mi entrano quasi tutti, quindi cioè nel senso sono magari ancora un po' stretti però mi entrano. E devo dire che la corda in questo breve tempo, perché dal 15 d'agosto ad oggi siamo al 24 di settembre, qualcosa è servito a fare sta corda, insomma, cosa mi dirà, vedremo insomma, cioè mi ha detto che mi darà il piano alimentare, ecco, e dalla prima seduta di solito passano... 7 giorni, una cosa del genere, massimo 7 giorni, dove lui ci invia proprio, perché vi ho detto ci invia perché oltre ad esserci andata io, ci è andato anche il mio fidanzato. E poi vabbè, col pedenziometro poi mi sono misurata peso, vabbè, mi ho misurato peso, altezza, eccetera, eccetera. E le circonferenze varie, tutto quanto. E nulla, insomma. E quando sono andata a pesarmi, da lui, che era pomeriggio, avevo appena mangiato e tutto quanto, pesavo 52,4. Però vi giuro che io a giugno pesavo lo stesso peso, ma non mi stava un cavolo. Quindi probabilmente avrò messo, cioè l'unica cosa che mi viene da pensare è che avrò messo massa muscolare sicura. Ma questo poco ma sicuro, perché ho delle gambe che sembrano tipo acciaio, cioè sono dure dure anche a riposo. Poi sto sviluppando anche le braccia, cioè... Quindi vabbè, da una parte anche se, cioè, non mi interessa scendere di peso, perché mi ha detto che io adesso in questo momento sono in un peso norma, ma che l'obiettivo nostro è di arrivare ad un'alimentazione che sia il più possibile corretta, che io riesca ad assumere i nutrienti giusti e che io sia, cioè, che io sia costante nel farlo, non che per una settimana mangio decente, poi poi chi se ne frega, mi ha detto, anche se sgarri, eccetera, cioè tu te lo puoi permettere, mi ha detto, però... Penso che tu ti sia avvicinata a me, mi ha detto, perché comunque il tuo obiettivo è appunto di raggiungere insomma uno stile proprio di vita e di alimentazione corretto, per te ovviamente. E niente, quindi vabbè, vedremo, aspetterò. Basta, fanciulle, niente, volevo solamente aggiornarvi su queste cose e in realtà in questo periodo sono successe tantissime altre cose, però vi dirò più avanti, e, però per ora vi saluto e ci vediamo la settimana prossima, anche perché settimana prossima sarà un'altra settimana bella tosta. Mia mamma questa settimana era in pausa dalla chemio, quindi... Insomma, è stata a casa tranquilla, si è fatta la sua seduta dallo psicologo, si è fatta le sue uscite tranquillamente, però settimana prossima riprende la chemio e sono altri 3 cicli, poi pausa, poi altri 3 cicli, poi pausa. Poi dopo ci saranno tutti i vari esami e poi si vedrà che tipo di intervento fare. Quindi mi sembra veramente strano dall'ultimo video che avevo fatto, perché sembra che sia volato, cioè perlomeno per me, soprattutto quest'ultimo periodo, sembra che sia volato. All'inizio sembrava, cioè, che il tempo si fosse tipo dilatato, però, cioè, almeno penso, non lo so, forse perché la chemio, quella di pesante, è ogni 21 giorni e quindi comunque il lasso di tempo effettivamente, cioè rispetto a questa che la fa una volta a settimana per 3, diciamo così, più una di pausa, e niente, insomma, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene. Niente, invece per quanto riguarda, ultima cosa frivola, il colore dei miei capelli, non so se si nota, però sta ritornando leggermente un pochettino il biondo, ma a parte il fatto che sono lunghissimissimi, cioè penso di non aver mai avuto i capelli così lunghi se non che in lockdown. Infatti non vedo l'ora del 10 di dicembre, perché ho già preso l'appuntamento per dicembre, di farmeli tagliare dalla mia parrucchiera, Chiara. E boh, vabbè, vedrò, niente, basta, vi lascio, peace.